Guardate, in proposito, Walter, io vorrei allora che ci spiegassi tu esattamente cos'è la mobilità e perché la nostra amica abbia trovato tutte queste difficoltà, Luisa. Sì, partirei dicendo che la mobilità non è una malattia, è un piccolo purgatorio, piccolo o grande a seconda delle persone ovviamente. Possiamo anche paragonarla a una specie di sala di aspetto ferroviaria, no? Si è costretti a scendere da un treno, si resta in una sala di aspetto in attesa, si spera, di un prossimo treno. Quello che è il problema è che cosa fare durante la mobilità, che può durare da 1 a 4 anni. E qui siamo in presenza di una scarsissima informazione. La signora che ha scritto mi sembra abbastanza informata. Il problema è che le stesse imprese non lo sono affatto. Non soltanto quindi durante questa attesa i lavoratori in mobilità non vengono messi in condizione di seguire per esempio dei corsi di formazione professionali per riqualificarsi, ma molto spesso le aziende e i lavoratori stessi in mobilità non sanno che è più vantaggioso per le aziende assumere un lavoratore in mobilità piuttosto che un altro tipo di lavoratore. Cioè ci sono molti vantaggi nell'assumere un lavoratore in mobilità. Quali sono, Walter? Ecco, per esempio ci sono dei forti sconti, si chiama bonus o credito d'imposta, che arriva fino a circa 7 milioni e mezzo per quel datore di lavoro che assumesse un lavoratore in mobilità. Poi ci sono sconti che arrivano fino al 50% dei contributi. Quindi in sostanza un datore di lavoro che volesse assumere un lavoratore in mobilità risparmia diverse decine di milioni. E quindi è più conveniente, insomma, e a buon intenditor poche parole. Ecco, intanto stiamo vedendo anche riassunte le cose che tu dici, ma io ho letto da qualche parte che ci sono anche delle agevolazioni per le persone in mobilità che vogliono invece mettersi in proprio, è vero questo? È verissimo, hai perfettamente ragione. Infatti per quei lavoratori in mobilità che volessero mettersi in proprio, aprire una propria attività, ci sono almeno quattro tipi di agevolazione. La prima è quella dell'anticipo dell'indennità di mobilità da 15 a 51 milioni a seconda dell'età e del luogo di residenza. Può sembrare poca cosa, ma insomma sono soldi veri che si possono acquisire immediatamente per aprire un negozietto, per entrare in società con un'amica e cose di questo genere. Poi ci sono le leggi regionali, anche su queste c'è scarsissima informazione, leggi che aiutano a mettersi in proprio. Poi c'è un cosiddetto forfè, previsto dal decreto Tremonti e dalla legge 489, che prevede un contributo, un forte diciamo sconto per chi vuole mettersi in proprio. E poi ci sono grosse agevolazioni per chi vuole mettersi in cooperativa insieme ad altre donne per esempio, oppure se si è maschi insieme ad altri uomini. Quindi le agevolazioni ci sono anche per chi vuole mettersi in proprio. Dunque, rispondendo concretamente a Luisa Tosti, io vorrei dare l'indirizzo relativo alla Regione Lazio, ma poi anche quello uno più generale, per informazioni rivolgersi all'Agenzia per l'Impiego del Lazio, via Antonio Salandra numero 18, 00187 Roma, il numero di telefono è 06 4874 006. Oppure potrete rivolgervi al proprio ufficio di collocamento o alla regione di appartenenza. C'è poi un manuale dell'autoimpiego fatto dalla GEPI, il numero verde è 1670177355. E poi tu l'altra settimana, Walter, hai lanciato un'iniziativa che inizieremo il 17 gennaio, mi sembra, no? Sì. Per parlare, fare così una specie di hit parade dei lavori che piacciono di più al nostro pubblico, quindi voi dovrete scriverci, l'indirizzo l'ho dato prima, magari poi vogliamo mandarlo in sovraimpressione, però siccome visto che abbiamo dei ragazzi di una scuola media e vanno molto di moda i sondaggi in questo periodo, certo, io vorrei con l'aiuto di Tonino che ci fa da giraffa, che i ragazzi rispondessero qual è il loro lavoro preferito, cosa ti piacerebbe fare da grande, la famosa domanda. La poliziotta. E abbiamo parlato già dell'aspetto delle divise anche per le donne, Walter. C'è. Tu invece? Il lavoro che a me piace da tempo è diventare chirurgo. Meccanico. Tu come ti chiami? Mario. Meccanico, secondo me ci vedi lungo perché meccanici. Tu? Anche a me meccanico. Meccanico, vedi? Tu? Io un elettricista. Ecco, anche l'elettricista. Tu? Che sei più piccino? Alla RAI. Vorresti lavorare alla RAI? Ah, forse quando tu crescerai, non si sa, ma non lo dovevo dire. Tu invece? Io il notaio. Notaio. Mm. Tu? Apicoltrice. Apicoltrice. Tu invece?
L'ultimo? Geometra. Però non mi sembra male, Walter. Ai miei tempi c'era l'hostess, queste cose, un po' più la parrucchiera. Ma mi sembra tu che cosa vorresti fare da grande? Ballerino? Scusa, si vede subito come sì, Dunque, Walter, lanciamo ancora questa iniziativa. Vorrei che dicessi tu qualcosa. Sì, mi pare che abbiano capito che anche alcuni lavori artigianali, ho sentito parlare di elettricista, di meccanico, avranno futuro. Mi sembrano molto svegli e realistici i ragazzi. Allora, scriveteci, qual è il mestiere che voi preferite? Qual è il mestiere che vorreste che noi trattiamo nelle prossime puntate di Utile e Futile? Scriveteci, faremo una classifica, una hit parade delle professioni e dei mestieri più amati dagli italiani e settimana per settimana ne affronteremo uno. Diremo come si diventa quel mestiere, quali indirizzi, a chi rivolgersi e direi anche, Monica, qualche indicazione concreta su come trovare lavoro in quel campo. Quello sempre. Grazie Walter, io ti auguro un anno ricco di soddisfazioni ma soprattutto di felicità. Un grandissimo 95 a te e a tutti voi. Grazie Walter. A presto. E ora ci spostiamo dall'altra parte del nostro studio. Avete già deciso cosa fare per Capodanno? Siete stati invitati in discoteca o a casa di amici? O preferite fare una cena a due romantica magari in una baita di montagna? Qualunque cosa voi abbiate deciso, la tavola è sempre molto importante. Ce lo insegna quasi ogni settimana la nostra carissima principessa, ciao, che non vuole essere chiamata principessa, ma è d'altronde lo è, Maria Antonietta Pacelli. Buongiorno, buongiorno Maria Antonietta. Siamo vicini all'ora zero. Hai preparato una tavola fantastica. Io direi che il Capodanno deve essere qualcosa di fantastico, perché sì, diamo il benvenuto a questo nuovo anno che ci accompagnerà per 365 giorni, non è poco. Sì. Finita così la vigilia, finiti i momenti mistici a casa con i parenti, il Capodanno deve essere godereccio. Quindi deve avere un aspetto luminoso, si mangia il cotechino, le lenticchie, si beve champagne, per cui io ho preparato una tavola un po' lunare. Io ho visto questa bellissima tovaglia d'argento, che è un po' la moda anche per l'abbigliamento, sì, ho visto le vetrine che sono ricche di vestitini, tutti sì, d'argento, scarpe d'argento. È un segreto che ti confesso, non è una tovaglia, è un tessuto che ho comprato in un negozio a metraggio e l'ho bordato e è diventata una tovaglia. Ecco, questa già può essere un'idea, no? Certo. Perché non tutti abbiamo così, queste tovaglie così belle, anche la grandezza, sì, è bello poi il tavolo è alto, vestito. È alta 3 metri e puoi comprarla a 10, 12, 20 metri, secondo il tavolo che hai, 2 metri, insomma è a metraggio, per cui uno acquista quello di cui ha necessità. Primo suggerimento, una tavola d'argento, una tovaglia d'argento a metraggio. Sì, poi certo, andiamo avanti nel guardare particolare di questa tavola. La tavola di Capodanno, appunto, ripeto, deve essere una tavola luminosa. Io ho messo dei sottopiatti di vetro, proprio per dare la trasparenza a tutto quello che è messo sotto. Quindi ho messo anche un servizio all'americana. Ecco, hai sdrammatizzato la tovaglia così elegante, sì, con invece il servizio all'americana che è più sì, sportivo, è quello più sportivo, che si potrebbe usare tutti i giorni. E poi ho messo dei piatti con delle gemme, delle pietre preziose. Maria Antonietta, c'è un sistema anche per Capodanno per risparmiare, evitare poi di lavare i piatti e usare sì, i piatti di carta, certo, dei sottopiatti d'argento in cartone magari? Sì, si può fare qualsiasi cosa, se uno non ha i sottopiatti d'argento o di vetro può far ritagliare dei cartoni rigidi argentati o dorati, li fa tondi, a stella, a cuore, come vuole, ci appoggia sopra il piatto. E poi può usare tranquillamente i piatti di carta, basta che sono belli, divertenti, insomma un pochino più particolari del piatto bianco classico. A che ora deve iniziare una cena di Capodanno? Si deve arrivare alla mezzanotte con un po' d'anticipo oppure bisogna trovarsi no, a tavola? C'è una delle regole di Galateo in proposito? Finalmente la gente può arrivare tardi, perché di solito gli inviti sono 8:30, arrivano tutti alle 10. Per Capodanno si può cominciare a cenare alle 10, 10 e mezzo, proprio per arrivare a mezzanotte con il cotechino e le lenticchie che porta bene. Quindi la cosa fondamentale è non mangiare il dolce prima, ma mangiare a mezzanotte il cotechino, lenticchie, bere champagne e dopo si dà il via ai dolci, ai giochi di carte, mercanti in fiera, tutte queste cose. E c'è cose qualcosa qua che non deve assolutamente mancare sulla tavola di Capodanno? Sì, l'uva che porta bene, il melograno, le fragole perché mangiando noci e cose così uno anche ha bisogno di una cosa fresca e soprattutto lo champagne o lo spumante italiano. Senti, si possono fare così dei regalini, dei pensierini augurali ai nostri certo, ospiti? Lo certo, slip rosso è terribile, eh? Lo slip rosso, ci sono delle situazioni bene, di... Abbiamo migliorato lo slip rosso, adesso li fanno a forma di rosa, si mettono in un cesto e si regalano. Però insomma, forse
è una cosa... Non è il massimo dello chic. No, no. E invece cosa possiamo donare ai nostri ospiti per essere un pochino più... Possiamo mettere sulla tavola una cosa di buon augurio, tipo una cornucopia, segnaposto, che potrebbe essere molto carino da dare. O qualsiasi altro oggetto che possa essere abbinato all'ospite donna e all'ospite uomo. E i coriandoli, le trombette, i cappellini sono ammessi? Dici di sì, facci divertire, almeno l'ultima dell'anno possiamo essere un po' maleducati. Si possono dare dei cappellini alle signore in un modo, agli uomini in un altro, e poi le trombette. Certo, un po' di rumore va fatto, chiaramente. Non buttate la roba sotto la finestra, per carità. No, quello mai, non è una regola di Galateo, ma veramente di civiltà. Sì. Grazie, buon Maria Antonietta, buon anno a te. Ora che sei così lontana, sento la tua mancanza e mi accorgo solo adesso di quanto ti voglio bene. Ti scrivo perché solo con te riesco a comunicare i miei veri sentimenti, senza timidezza, cosa che non succede con i miei amici. Regali di Natale, quanti regali ricevono i bambini a Natale? I più graditi sono quasi sempre quelli dei nonni, i nonni che coccolano, capiscono, qualche volta vizzano, anche perché non hanno i problemi dei genitori che sono comunque preoccupati di dover educare. Ma se i nonni fanno sempre i regali, chi regala qualcosa ai nonni? Non parliamo certo di giocattoli, c'è ben altro che si può regalare per creare, se non proprio felicità, almeno serenità. Queste immagini, che sono girate da Michelangelo Rosati, ci portano in uno splendido castello del XVIII secolo, il castello di Suno, in provincia di Novara. Questo castello ospita una residenza sanitaria per anziani ed è stato il punto di partenza di un esperimento di scambio tra nonni e nipotini, tra anziani e bambini. Scriverti, ma ricorda che se tu sentirai solo, avrai sempre un piccolo grande amico che ti vuol bene. Speriamo che tu risponda e che terrai sempre nel tuo cuore questa mia lettera. Bambini, parliamo oggi in studio ad Utile Futile, lo facciamo con la signora Antonella Vezzali, che è un'animatrice geriatrica e fa parte dell'associazione Filo d'Argento. Buongiorno, lei è qui insieme ad alcune bambine che tra qualche istante conosceremo. E lei è stata una delle principali promotrici di questa iniziativa di rapporto, di dialogo tra anziani e bambini. In cosa consiste esattamente? Consiste esattamente a cercare di dare, di sforzarsi come operatore che lavora in casa di riposo, in residenza protetta, di dare un ruolo, di far trovare un ruolo, una propria identità all'anziano che tutti sappiamo quando arriva in casa di riposo perde gli amici, ha subito una serie di perdite come la casa, il lavoro, perciò non sa più chi è. Già che esista una figura di animatrice geriatrica è un po' inquietante per la nostra società, un lavoro bellissimo che le fa onore, ma cos'è un'animatrice geriatrica? Beh, soprattutto è una persona che cerca di aiutare gli anziani, in specifico proprio nella casa di riposo, ad esprimersi, a trovare degli spazi all'esterno, nel sociale, dove lui possa manifestare tranquillamente i suoi bisogni, i suoi sentimenti, le sue riflessioni, perciò riesca a trovare anche un minimo di ruolo. Cioè io dico sono anziano, sono in una casa di riposo, però io fuori ho tante cose da andare a fare. Una di queste cose era appunto questa bellissima esperienza che io ho creduto moltissimo fosse importante ed utile per loro, il rapporto con i bambini. Ecco, voi avete portato praticamente, concretamente, i nonni ad insegnare nelle scuole, quindi li avete innanzitutto fatti uscire dal loro così, punto di accoglienza per portarli addirittura in una scuola, quindi il massimo del contatto diretto con i bambini. E il bello è che questa iniziativa è stata accolta con un entusiasmo formidabile da parte di alcune delle bambine di questa scuola che andiamo a conoscere. La prima è Loredana. Ciao Loredana. Com'è andata allora questa esperienza? Cos'è che ti è piaciuto di questa esperienza? Quando c'era un nonno in particolare, nonno Giuseppe, no? Sì. Voi scappavate dalla vostra vera insegnante, insomma insegnante di ruolo, per andare da nonno Giuseppe, perché cosa vi diceva di particolare? Cos'è che vi piaceva di nonno Giuseppe? Vuoi rispondere tu? Ci diceva delle cose di quando era piccolo, che ci raccontava come passava le giornate,
come giocava con i suoi amici e come andava a scuola, se gli piaceva studiare. Tu, Loredana, hai dei nonni? Sì. Nella vita, voglio dire, non sì, a scuola. Sì. Ma avere un nonno come maestro, cosa significava? A me piace avere un nonno come maestro perché lui ha vissuto delle esperienze molto belle. Ci sono state anche delle letterine che avete poi indirizzato al Castello di Suno e è stata fatta una, così, un concorso, diciamo, e la lettera che ha vinto è la lettera di Yosra, così ti chiami? Ce la vuoi leggere, Yosra, questa lettera che hai scritto al nonno di scuola? Caro nonno, che vivi nella casa di riposo, vorrei che tu fossi mio nonno, perché i miei nonni sono in un paese molto lontano da me e perciò io posso solo andare a trovarli durante le vacanze. Io non so se tu hai dei nipotini, perciò se non li hai, considerami come la tua nipotina. Io ti immagino come mio nonno, che è molto buono, gentile e mi accompagnava a prendere le visite. Vorrei che tu fossi come lui e che mi raccontassi come hai vissuto la tua infanzia e come passavi le tue giornate. Io sono una bambina egiziana, perciò io, i miei nonni che vivono in Egitto non mi vedono per tutto il periodo di scuola e poi se vado a passare le mie vacanze da loro non mi parlano molto. Spero perciò che tu mi potrai parlare, perché i miei genitori lavorano tanto, specialmente mio papà, che è camionista, e torna a casa tardi. Allora io vorrei che tu, nonnino, stessi con me. Io spero che ci potremmo incontrare e trascorrere insieme tanti momenti sereni. Spero che nel tuo cuore ci sia un po' di spazio per me. Ti mando un bacione. Beh, Yosra, è una letterina bellissima quella che tu hai scritto, ma io sono sicura che ci saranno state tante altre molto belle, anche delle poesie. Tanto è vero che sono state raccolte in un libro, è vero Valentina? Cosa vorrete sì. fare con il ricavato dei soldi di questo libro? Questi soldi del libro andranno ai bambini di Ceva per ricostruire la scuola e la palestra. Quindi io dico tutti... Ceva è un paese sì. alluvionato che sì. quindi ha avuto molti danni, sì. tra i quali la distruzione della scuola sì. che è importante. E allora dico tutti i nonni, i bambini, di comprare questo libro. Beh, io penso che i bambini ci possano, per dire una frase che si dice sempre, ma è il caso di dirlo, insegnare davvero molte cose. Allora, se volete contribuire a questa iniziativa che io trovo fantastica, per acquistare questo libro c'è un'offerta libera, potete telefonare al numero 06 444 81298. È il numero dell'associazione Hauser, che è l'associazione del filo d'argento, oppure potete telefonare alla nostra segreteria telefonica 0769 73914. Quindi potrete fare un'offerta libera e acquistare questo libro dove sono raccolte le lettere e le poesie dei bambini scritti a questi nonni scolastici, chiamiamoli così, e poi anche le risposte dei nonni ai bambini. Quindi io lo trovo una cosa molto bella e vi ricordo che il ricavato, come ci ha detto Valentina molto bene, andrà a favore della ricostruzione di questa scuola di Ceva, un paese alluvionato. Vuoi aggiungere ancora qualcosa? Sì, vorrei aggiungere questo, perché tutta questa iniziativa degli anziani che sono andati a scuola con tutte le difficoltà che nel filmato avete visto, poi tutto sommato, no? Di gravi anche, no? dal punto di vista motorio, perché che abbia un senso, che abbia un significato, secondo me è giusto acquistare questo libro, perché saranno loro stessi a mandarvelo a casa. Grazie. Grazie a voi e anche a voi auguro un felicissimo anno nuovo. Grazie. E ora ci spostiamo nell'altra parte del studio, che anche se è una puntata speciale piena di bambini, non vogliamo trascurare un argomento di interesse generale, che è quello della chirurgia plastica ed estetica, trattato con la nostra cara dottoressa Stefania De Fazio. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Anche. Tutto bene. Avevo detto una puntata un po' speciale. Quando si parla di chirurgia plastica ed estetica ricostruttiva, pensiamo sempre ad argomenti che abbiamo già trattato, quali il lifting, le borse sotto gli occhi oppure il seno. Ma c'è purtroppo una chirurgia plastica ricostruttiva che interessa anche bambini con problemi gravi e non. Li affrontiamo oggi insieme, dottoressa.
Sì, Monica, purtroppo ecco, non è il momento più adatto per parlarne, ma ci sono patologie gravi e tristissime, le malformazioni congenite, il labbro leporino. Per fortuna oggi non si vedono più con tanta frequenza perché c'è una migliore preparazione, una migliore informazione, ma purtroppo sono presenti. Però e bisogna trattarle. Però è importante parlarne anche perché molti genitori che hanno problemi con i loro figli si rivolgono molto spesso all'estero, non avendo fiducia, come capita, nelle strutture sanitarie italiane. Ma è così drammatica la situazione nel nostro paese? Monica, invece io sottolineerei che siamo fortunati perché abbiamo dei centri molto molto attrezzati che tutto il mondo ci invidia. Ci sono dei centri come il Bambin Gesù a Roma, strutture pubbliche, io parlo di strutture pubbliche, oppure dell'ospedale civile di Palermo, il centro di chirurgia plastica e terapia delle ustioni, che sono centri avveniristici con strutture meravigliose che tutti ci invidiano, Monica. Non c'è bisogno di fuggire, assolutamente. Ecco, questo è in casi più gravi. Ci sono poi dei piccoli anestetismi che non comportano problemi funzionali, ma che sono appunto piccoli anestetismi, come le orecchie a sventola. C'è qualcuno qui in studio che ha le orecchie a sventola? Sì.